Il Crotone, anche a detta di Mister Drago, profonde le migliori prestazioni quando è impegnato fuori dalle mura amiche, soprattutto perché gli avversari sono costretti ad impostare la gara, a non chiudersi in difesa e quindi a dare maggiori possibilità. A Livorno il Crotone con questa mentalità, frutto di una maggiore convinzione delle proprie capacità, cercherà di rendere difficile la vita ai toscani. Naturalmente bisognerà fare i conti con i livornesi che vorranno dare una svolta al loro percorso, contestati dal pubblico e costretti a vincere. Ci vorrà un Crotone capace di assorbire l'impatto iniziale che pensiamo sarà al massimo. Anche Dezzi ne è convinto. Ci aspettiamo un Livorno sicuramente agguerrito che vorrà ritrovare la vittoria dopo un po' di prestazioni opache, credo. Stanno vivendo una situazione un po' delicata, ma noi andremo lì con il coltello fra i denti come sempre e lotteremo per riuscire a portare a casa la vittoria che per noi è altrettanto importante. E comunque sarebbe, incrociando le dita, importante anche portare un punto da Livorno, sempre per muovere la nostra classifica. Certo, io penso che comunque la cosa principale è fare il risultato, perché comunque aiuta sicuramente, quindi portare anche un punto sarebbe importante, ma noi cercheremo comunque di vincere la partita. Il Crotone sta crescendo, purtroppo non siamo ripagati dai risultati, però c'è tutto il tempo per essere fiduciosi. Sì, certo, penso che comunque continuando a giocare in questo modo, dando continuità anche di risultato, i miglioramenti si vedono molto, molto bene, perché comunque la squadra inizia a giocare bene e speriamo che anche la fortuna giri un po' dal nostro. Per te che conosci questo campionato, anche se sei partite per il momento sono poche, rispetto all'anno scorso è più difficile, è più facile, è più livellato? Cambiare di Serie B io penso che è molto difficile, tutte le partite sono uguali, non si vede la posizione in classifica, magari se una ultima prima, le partite sono uguali e secondo me la differenza la fanno le motivazioni e la voglia di prevalere sull'avversario e di vincere la partita. Le Chiudo, Jacopo, le nostre motivazioni quali sono? nostre motivazioni sono al massimo, noi cerchiamo ogni partita di vincere giocando proprio a viso aperto per giocarcela contro tutto e tutti e cercando di raggiungere la vittoria che è la cosa più importante. In bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie. Domani ascolteremo Mister Drago e Mister Gautieri cercando di capire come affronteranno il Crotone, sapendo di dover fare a meno di Cutolo squalificato, ma con vantaggiato in campo due ex del Crotone.